Ferrino Finisterre 28 litri. Ciao, sono Andrea, un alpinista, escursionista e fotografo di avventura, appassionato di tutto ciò che è outdoor, montagna e avventura. Da qui nasce Adventure Photography. Venite con me che ci divertiamo. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Video un po' diverso dal solito, perché voglio parlare di questo zaino che è con me da qualche mese. L'ho usato in alcune escursioni e mi sono trovato benissimo. Oggi è una giornata particolare perché siamo a metà febbraio e sto morendo dal caldo. Questo fa pensare, però Ferrino Finisterre 28 litri è uno zaino, per quanto mi riguarda, fantastico per la praticità d'uso che ha. Io credo che sia il miglior zaino che ho avuto, veramente. Adesso vi farò vedere nel dettaglio tutte le particolarità, tutte le chicche che presenta, e veramente mi sono trovato più che bene. E ho deciso di farne una recensione per cercare di farvi capire, magari a qualcuno che è intenzionato all'acquisto, cercare di mostrarvi il perché sì e il perché no comprarlo. Cominciamo subito col dire che è uno zaino che pesa 1,38 kg, è un 38 litri e è disponibile in tre colori, se non sbaglio. Al momento della recensione il prezzo su Amazon sta a 121-122 euro circa. Allora, questo è uno zaino che ho usato sia per trekking normali sia per ciaspolate, dove avevo potuto mettere davanti le ciaspole legate e pure una piccozza, e poi l'ho usato anche per esempio per una ferrata, la ferrata piazzetta, anche una ferrata molto impegnativa, dove dentro avevo portato pure una corda, un mozzone di corda da 20 metri per sicurezza, con dei moschettoni, dei cordini, cose varie. È uno zaino molto molto dicevo, è uno zaino molto malleabile, uno zaino che si porta ad utilizzare in molti molti ambiti diversi, veramente utilizzabile in tante attività. Adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio. Cominciamo con la parte frontale e troviamo i soliti ganci, sganci che troviamo solitamente sugli zaini da montagna, qui molto rapidi da aprire e da chiudere, comodi, arrotondati, si aprono e si chiudono molto bene. La parte alta abbiamo un'apertura da sopra e con il classico laccetto che si stringe e si allenta per aprirlo. Come vediamo, è abbastanza spazioso, è un 28 litri, ma volendo si può anche allungare di un po'. Qui l'apertura per la sacca idrica. Qui sul cappuccio internamente troviamo dei disegni che riportano a come usare il fischietto per chiedere aiuto, come usare la gesticolazione del,
del corpo per chiedere o non chiedere aiuto all'elicottero. Abbiamo il sistema recco sopra, il cappuccio classico molto ampio che serve per mettere molti accessori abbastanza capiente. Dentro troviamo un'altra zip dove dentro troviamo in dotazione questi laccetti che si possono usare per attaccare degli oggetti, delle cose, dell'attrezzatura esternamente. Il solito gancetto per la chiave, portachiave. Le zip sono pratiche e comode da chiudere ed aprire. Sempre nella parte frontale troviamo quest'altra tasca molto molto pratica dove io solitamente metto le mappe, le cartine, volendo ci potrebbe entrare anche qualcos'altro, ma io, a me non piace riempirla anche perché così la cartina se ne sta lì e non si arroccia troppo. Qui lateralmente i lati sono uguali entrambi, abbiamo queste retine dove possiamo mettere delle borracce o delle cose. Quello che vogliamo, insomma, io solitamente le uso per le borracce. Abbiamo queste cinghie di compressione che si stringono, si allargano, si aprono e si chiudono. Come vedete, i lati sono uguali. Abbiamo questo sistema porta bastoncini quando dobbiamo riporre i bastoncini. Che stiamo camminando per un attimo, magari siamo su una ferrata oppure un pezzo di cavo d'acciaio, un pezzo dove ci servono le mani per aggrapparci e possiamo usarlo per mettere i bastoncini aperti e tenerli lì un attimo, come devo dire come fa un altro marchio americano, ma Ferrino questa volta l'ha migliorato. È molto molto comodo. Qui si aggancia qui sul davanti, lì mettiamo sull'accetto inferiore il bastoncino, la parte sotto e sopra la parte alta. Qui abbiamo il solito rain cover, comodo con lo strap, con il velcro. Forse sarebbe stata meglio una zip, ma tutto non si può avere. Gli spallacci sono molto molto comodi. E qui abbiamo questo laccetto che sta all'altezza del petto e comprende anche un fischietto richiudibile, molto comodo e anche bello da vedere, devo dire la verità. Mi trovo molto bene. Quest'altro laccetto qui. Questo è per tenere i bastoncini. Una cosa che è un grandissimo punto di forza di questo zaino, il portatelefono sulla fascia lombare, che finalmente un marchio, un'azienda, un brand che ha fatto un portatelefono dove veramente entra un telefono. Bene, bene, bene. Da quest'altra parte, invece che la taschina, ci sta un portaoggetti, un portamoschettoni. Ecco qui. Finalmente però hanno fatto un portatelefono dove un telefono c'entra davvero dentro. Questa è un'ottima tasca, diciamo apertura, per tante cose. Allora, si possono mettere, innanzitutto si può avere accesso subito alle cose che si mettono sotto, non ha un'apertura sotto, ha questa qui davanti, senza aprire direttamente la tasca sopra. Qui, per esempio, io quando vado in ferrata, su ferrate molto difficili, dove magari ci può, o magari dove c'è il rischio di trovare ghiaccio, dove magari ci possono essere tratti ancora con neve, dove magari possiamo avere necessità di farsi una conserva o
per scendere o per salire, cose varie, oppure magari ci sono tratti molto difficili, uno si può far male, può essere necessario fare una corda doppia per scendere, uso una corda, un mozzone da 20 metri oppure due addirittura da 20 metri l'uno, che li metto per così, e poi in mezzo metto l'imbrago, metto dei piccoli vari moschettoni, cose varie, dove nel caso servissero lì, quando sei in parete, ti allungi un attimo, apri lo zaino per davanti, tiri fuori quello che ti serve o rimetti dentro velocemente, senza aprire il sopra. Qui, dopo, una volta fatto, si richiude, si riattaccano questi, e questa è una cosa che è molto rapida da fare anche magari nel momento in cui si è allungati in parete, dove lo zaino magari sta attaccato qui al cavo d'acciaio con un moschettone, rimane appeso e ci si può lavorare molto bene. Qui lo vediamo indosso, fascia lombare comoda da allacciare, da stringere, da allentare. Le cinghie per regolarlo sono spettacolari. Lo zaino calza veramente a pennello. Qui il fischietto, comodo da usare. E a portata di bocca, diciamo. Ci tengo a ribadire la praticità di questo portatelefono, che non l'avevo mai trovata in nessun altro zaino. Finalmente sono riusciti a fare un portatelefono degno di essere chiamato così. Si toglie, si mette senza sforzo. Considerazioni, lo consiglio veramente a tutti perché è un ottimo zaino e fantastico. Ovviamente dopo, chiaro, se bisogna fare dei trekking più lunghi, portare tenda, pentolame e cose varie, non è adatto perché è troppo piccolo, però sicuramente è un ottimo zaino per tantissimi ambiti. Bene, a chi lo consiglio? Escursionisti, ferratisti, ciaspolatori, gente che fa escursioni anche di una giornata e magari, perché no, portando poca attrezzatura anche di più giorni, perché si può comunque con le due fasce laterali che ti danno in dotazione, si può mettere anche magari una tenda. Certo, è un po' piccolo perché un 28 litri per portare via la tenda è un po' piccolo, però volendo è utilizzabile lo stesso. Certo, da valutare perché comunque, ripeto, un 28 litri per portare la tenda e il pentolame è un po' poco. Infatti io quando vado in tenda porto un altro zaino che recensirò più avanti, magari, che è molto più grande. E questo io l'ho sostituito al mio vecchio 36 litri, per le ferrate, per le escursioni giornaliere. Mi trovo molto molto bene. Non lo consiglio per chi dovesse fare arrampicata in vie multipitch oppure alpinistiche sulle Dolomiti, dove comunque bisogna scalare, scarpette d'arrampicata, e io l'ho provato su una via lunga, in Dolomiti, dove c'è da scalare, dove si mettono le scarpette, si va su anche magari usando molta attrezzatura tipo friends, nuts, cose varie, perché è uno zaino troppo grande. Comunque senti subito che il dietro del casco, quando vai a guardare su per scalare, va a battere sul sopra, è molto ingombrante, ma non è stato fatto per quello, è chiaro. Quindi no, assolutamente no, per quello no. Ci vuole uno zaino molto più piccolo, molto più, secondo me, più basso, diciamo, inutile parlarne, ecco, chi scala lo sa bene. Io l'ho provato una volta in una via lunga, ma non lo farò mai più.
Comunque sì, per il resto, per tutto quanto. Se vi basta lo spazio, a parte l'arrampicata, è utilizzabilissimo per tutto. Lo zaino migliore che io abbia mai avuto, veramente in tutto, comodo, in tutto, quindi consigliatissimo. Io spero di esservi stato di aiuto. Probabilmente usciranno altre recensioni del mio materiale più avanti. E keep adventuring. E ci vediamo on trail.